Ciao a tutti ragazzi, sono Larissa e sono tornato con questo nuovo video. Ci siamo qua con la Top 5 Clip of the Week, episodio 21. Io come al solito vi ricordo che se dovete inviarmi delle clip potete passare dal link in descrizione. Di non disperarvi nel caso la vostra clip non sia in questa top, ma potrebbe essere presente nella prossima. Comunque ragazzi, io direi che si può subito iniziare con la quinta clip, che ce la porta Marzul, se non erro, e ci porta un Ninja Refuse. Ho visto che dopo la top che ho fatto, che ho messo Ninja Refuse in una posizione alta, me la state inviando 500.000. Però ragazzi, da questa top in poi non prenderò mai più Ninja Refuse, a meno che non abbia senso, perché un Ninja Refuse si utilizza quando si è in difficoltà, quando si rimane in uno contro tante persone, non si può fare altro che quello. Non mi piacciono clip come queste, cioè non è che non mi piacciono, però non le considero clip molto belle, perché comunque ci sarebbero milioni di possibilità per vincere il round e c'erano tantissimi compagni in vita, quindi non è che sia molto utile il Ninja Defuse. Comunque bellissima clip, direi di passare subito alla quarta, che ce la porta un nome molto strano, H4ZY Striker, pure con due i, Striker, non so come si pronunci sinceramente, che io avrei messo in una posizione sinceramente un po' più elevata, perché è una bella feed con il cecchino, con l'acqua, con il DSR. Però io chiedo ai miei amici di dirmi le posizioni del clip, perché io non sono capace di metterle, e mi hanno detto: ma c'è in dissolvenza, non è una bella clip, è tutta in dissolvenza. E loro hanno pure giocato tanto tempo con lo sniper, quindi potete immaginarvi quanto sono pignoli. Secondo me era una buonissima clip da mettere anche in posizione più alta, però per loro no. Comunque non vuol dire che sia svalutata se è in quarta posizione. Comunque direi di passare subito alla terza, che è già iniziata, che ce la porta Atomic Duos, e ci porta un clutch su Lega, un 1v4 su Raid. Qua non capisco perché continui a rompere i vetri sparando. La prima volta ci stava, tanto ormai aveva già sparato, però così fa vedere dove sta andando. Potevano pensare che lui stesse andando in piscina, invece no, gli ha fatto vedere che stava facendo il giro alla garage. Ma comunque gli è andata bene, qua ne trova due davanti. Il secondo non ho capito bene come abbia fatto a non ucciderlo. Prende una bella doppia, sì, qua ci velocizza la clip perché passa un po' di tempo, per fortuna, se no tocca sempre a velocizzarla a me. Questo qua invece è il cinema che ogni tanto quando stoppate e velocizzate si blocca, comunque pochissimo tempo, nessun problema. E cerca l'ultimo nemico, vede che gli sta sparando con lo sniper, quindi furbamente non lo challenge. Poi va su B o A, su B, sì, se non erro, e si va in middle map e lo prende. Bellissimo clutch, durato anche abbastanza. E passiamo subito alla seconda clip, che ce la porta Sphinx. Che nomi ragazzi, il mio è strano, ma i vostri... Comunque ci porta un trickshot su Express. Voi direte: è il solito, ma guardate bene, di solito voi quando mi inviate i trickshot su Express in questa posizione sparate ai nemici sulla bomba. Mentre qua non capisco bene dove lo prende da tutt'altra parte, lontanissimo, quindi mi è piaciuta tantissimo e si merita tutto il secondo posto secondo me. Adesso passiamo alla prima clip, che è qualcosa di veramente assurdo, che ce la porta Dubs Z Ultra. Ne prende uno, tripla con lateral headshot, e poi qua l'ha dovuto rallentare perché durava pochissimo la clip, infatti come vedete qua è tagliata, se no non vedevate neanche cosa aveva fatto alla fine. Ha preso quad headshot con un triplo collateral headshot, triplo one shot, chiamatelo come volete, non so se si dica collateral o meno. Comunque bellissima clip. E la top è finita. Io come al solito vi ricordo che se volete inviarmi delle clip dovete postare il link in descrizione. Commentate, iscrivetevi se non siete ancora, passate alla pagina Facebook. E niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti.